Perché inserire una postfazione di carattere storico in un libro sull'attualità politica dell'Europa di oggi e il suo futuro? Il motivo è che Villa Vigoni basa il proprio ruolo, le proprie attività, anche su un passato, su una tradizione che risale al suo ideale padre fondatore Enrico Milius. Ecco, nell'orizzonte di questo uomo vissuto tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, nato a Francoforte e residente a Milano, dove svolse le proprie attività, quindi un esempio di italo-germanicità, potremmo dire, meraviglioso, almeno dal nostro punto di vista. Ecco, dicevo, nell'orizzonte di questo uomo ci sono alcune figure che per lui rappresentavano una un modello, William Penn, e un'altra un riferimento quanto a pensiero politico, Carlo Cattaneo. Ecco, in questo orizzonte culturale Enrico Milius si muoveva, lui che viveva in un luogo diverso dal proprio luogo natio, e viveva in un periodo in cui l'Italia e la Germania non erano ancora stati nazionali. Da questo parte una riflessione su cosa significasse, su quali fossero o dovessero essere i sistemi, i modi, i comportamenti con cui regolare i propri rapporti quando si è lontani e si vive in un paese che non è quello d'origine.